stasera abbiamo presentato la collana Come Fare, edita dalla casa editrice Simone con il marchio Sistemi Editoriali, una collana che si occupa di autoproduzione, di tanti temi che sono parte della nostra quotidianità. Tutti i libri in qualche modo nascono per soddisfare bisogni e questi libri soddisfano il bisogno di occuparsi in prima persona delle molte problematiche che affrontiamo ogni giorno. Il piacere, per esempio, di riparare elettrodomestici, oppure di riparare computer, oppure di fare molte altre cose in prima persona. È diventato questo tema estremamente importante da una parte perché la crisi ha costretto molta gente a imparare a fare, ma anche da un'altra parte c'è il grande piacere di fare per dare sostenibilità alle nostre azioni, nel senso che riuscire a risolvere un problema autonomamente in qualche modo dà sostenibilità a quello che facciamo. L'idea che si possa consumare consapevolmente, avere, riciclare quello che abbiamo in casa, non buttare, crediamo che sia un concetto fondamentale. E quindi questa collana sposa in qualche maniera, anzi decisamente, tutti questi concetti, e in più devo dire che ha anche creato una comunità tra gli autori, tra le persone che la leggono, e quindi ha usato proprio questo scopo, che voleva essere questo lo scopo, insomma, quello di creare una comunità. Anche perché, e concludo, questa collana doveva sfidare una internet, perché internet è un contenitore di tantissime informazioni. Quando qualcuno decide, una casa editrice decide di fare manuali tecnici, ovviamente si deve confrontare con la rete. Noi abbiamo cercato di vincere questa sfida facendo dei libri di grandissima qualità, scritti nella maniera efficace, con linguaggi efficaci, con un prezzo basso, con un formato molto bello, ma soprattutto illustrati in una maniera splendida, in maniera tale che il bello credo che riesca anche a vincere la sfida con internet.